Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di accomodazione, che è la funzione visiva che consente la visione nitida alle diverse distanze. Ciò è possibile grazie ad una variazione di forma del cristallino, ovvero la nostra lente naturale, sita in entrambi i nostri bulbi oculari. Questa variazione di forma produce una variazione dei raggi di curvatura del cristallino e quindi una sua variazione di potere diottrico, nonché una variazione nella distribuzione dell'energia luminosa sulla retina. Dunque, lo scopo dell'accomodazione è quello di rendere la visione flessibile, non tanto alle diverse distanze, ma quanto alle diverse attività che svolgiamo, attività ovviamente visive. Ci sono tre tipologie fondamentali di stimolo accomodativo e sono lo sfocamento, che dipende dalla posizione nello spazio occupata dal target rispetto all'osservatore, quindi dalla distanza target visivo osservatore. Poi abbiamo la lunghezza d'onda, che è una proprietà delle onde elettromagnetiche, e quindi praticamente due onde elettromagnetiche con lunghezza d'onda differente vanno a stimolare in modo differente l'accomodazione. Poi i processi cognitivi sono il terzo fattore di accomodazione, in quanto durante i processi cognitivi gli individui cercano di estrarre significato dalle loro percezioni. Ovviamente, se il processo cognitivo impiega la visione, cercheranno di estrarre significato dalla loro attività visiva, quindi da ciò che percepiscono visivamente. Quindi in questo processo cognitivo abbiamo solitamente un aumento dell'accomodazione, poiché l'individuo attraverso questo meccanismo coinvoglia l'energia luminosa in una porzione specifica della retina, che è la fovea. Ma perché proprio la fovea? Perché lì inizia la via parvocellulare, ovvero quella via del sistema visivo deputata ad elaborare informazioni per rispondere alla domanda cos'è e quindi a far comprendere all'individuo cosa sta percependo. Ecco perché poi, al contrario, durante ad esempio fasi di disattenzione, di completa disattenzione, abbiamo una diminuzione dell'accomodazione rispetto alla fase di impegno cognitivo. Da un punto di vista neurale, il controllo dell'accomodazione è attribuito al sistema nervoso viscerale o autonomo, con le sue due branche parasimpatica e simpatica. La branca parasimpatica parte dall'area visiva primaria, quindi dalla V1, e proietta al nucleo di Ehlers-Westphal nel pretetto, quindi nell'area pretettale. Da qui poi le informazioni viaggiano attraverso la branca viscerale, quindi quella autonoma del terzo nervo cranico, sotto forma di assoni preganglionari parasimpatici, verso il ganglio ciliare, che si trova poco prima dell'orbita oculare. Poi da qui delle fibre nervose postgangliari si dirigono verso il muscolo ciliare e precisamente verso la componente circolare del muscolo ciliare, che viene solitamente denominata come muscolo di Rungert-Muller. Con diciamo, l'effetto di stimolare l'accomodazione. Poi da qui praticamente alcuni nervi ciliari si dirigono verso il muscolo sfintere della pupilla per diciamo, indurre una contrazione pupillare, quindi una diminuzione del diametro pupillare. Invece per quanto riguarda la branca simpatica, essa parte sempre dalla V1, però proietta al diencefalo. Dal diencefalo ci sono delle fibre nervose che scendono lungo il midollo spinale verso il ganglio di Budge, e dal ganglio di Budge altre fibre postgangliari si dirigono verso il ganglio cervicale superiore, quindi risalgono, e da qui altre fibre che costituiscono l'ultimo tratto del nervo nasociliare vanno ad innervare la componente radiale
del muscolo ciliare, comunemente nota come muscolo di Brook-Wohler. Da qui poi dei nervi ciliari vanno ad innervare, sempre sotto forma di branca simpatica, la componente del muscolo dilatatore della pupilla, che quindi produce un aumento del diametro pupillare. A questo punto la componente viscerale che va a innervare il muscolo ciliare e i muscoli iridei, insieme alla componente scheletrica del terzo nervo cranico, vanno a costituire, diciamo, la triade accomodativa, o meglio il comparto da un punto di vista neurale, di circuitazione neurale, per quanto riguarda la triade accomodativa, ovviamente sia in accomodazione che in disaccomodazione. Poi diciamo l'accomodazione, quindi adesso a questo punto come si va ad esplicitare? Si va ad esplicitare per via indiretta come azione del muscolo ciliare sul cristallino. Quindi se è indiretta c'è qualcuno che fa da tramite e questo tramite sono le fibre zonulari. Attraverso la contrazione del muscolo di Rundt-Muller abbiamo ovviamente una stimolazione. Quindi una contrazione dell'accomodazione. Pertanto avremo un rilassamento delle fibre zonulari che quindi diminuiscono la loro tensione sul cristallino e il cristallino assume una forma meno appiattita, quindi ovviamente diminuisce i suoi raggi di curvatura per aumentare il suo potere diottrico e quindi aumenta l'accomodazione. Al contrario, se viene uno stimolo simpatico, quindi una contrazione del muscolo di Brook-Wohler, la tensione delle fibre zonulari aumenta e quindi si ha come effetto un appiattimento del cristallino e riduzione del suo potere diottrico, perché vanno praticamente ad aumentare i suoi raggi di curvatura. Questo, diciamo, è tutto il percorso da un punto di vista di innervazione e quindi di circuitazione neurale fino ad attuazione pratica del meccanismo di accomodazione. Ovviamente poi verrà, diciamo, visto nello specifico e in alcune particolarità nei video successivi. Dunque, per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style.